di professione avvocato. Era un uomo dall'aspetto burbero, mai illuminato da un sorriso. Aveva per amici propri consanguinei o persone che conosceva da moltissimo tempo, come era per il signor Richard Infield, suo lontano parente e noto uomo di mondo. I due uomini amavano passeggiare e fu in una di queste passeggiate che, in caso, li portò in una via secondaria di un popoloso quartiere di Londra. Si trovarono di fronte un edificio dall'aspetto sinistro che protendeva sulla strada il suo frontone. Nandi Rivieni tra un antidoto e un veleno continuo, questo, io direi questo come somma di tutte le cose, e soprattutto un percorso all'interno del personaggio che però mentre sta per andare verso l'interno in realtà scopre se stesso che sta andando verso l'esterno e quindi appunto è una vertigine continua, non si sa mai dove stiamo, neanche io e lui sappiamo chi siamo in realtà. Cioè lui a questo punto non lo so. Infatti più. Lui è Federico, io sono. No, tu sei Donato. Non chiedermi perché non credo. Non mi ricordo chi sono io. Forse io sono Donato e tu sei Federico. L'uomo calpestò tranquillamente la bambina, lasciandola volante sul selciato. Beh, a sentirla raccontare non sembra nulla, ma a vederla è una cosa orrenda. Beh, io mi gettai all'inseguimento, lo afferrai per il colletto e lo portai lì dove c'erano delle persone intorno all'uomo, alla bambina che ancora strillava. Quello sembrava del tutto indifferente. E non oppose alcuna resistenza, ma mi lanciò un'occhiata che mi fece venire i sudori dopo una corsa. Le persone intorno alla bambina erano i suoi familiari e il dottore arrivò poco dopo. Non aveva nulla di strano la bambina, era solo un po' spaventata, ma quello che mi colpì fu l'atteggiamento del dottore. Tutte le volte che io lo guardavo, sbiancava dalla voglia di fargli la pelle. Se volete sfruttare l'occasione, disse, non posso oppormi, ditemi quant'è la somma. Beh, noi gli scucimmo un centinaio di sterline per i familiari della bambina. E dove pensi che ci portò? Se non davanti a quella porta là. Entrò e uscì subito dopo. È un lavoro che mi ha stravolto emotivamente. Ha stravolto emotivamente gli ultimi 3 mesi della mia vita. Perché? Perché è un testo molto intenso, ci abbiamo messo veramente tutto di noi. E forse rappresenta, secondo me, al meglio il grado di maturazione di questa, della nostra recitazione, della nostra esperienza col teatro. Io sono veramente, chiaramente positivamente stravolto da questa esperienza. Sono ancora molto provato dalle prove, ma anche da questo calarmi in questo doppio, però in realtà poi era un calarsi... È stato utile, ecco, perché mi è servito molto. Amici in comune? E chi sono? Beh, il dottor Jekyll, per esempio. E il dottor Jekyll non ne ha mai parlato di me. Non pensavo che avrebbe mentito. Ma su via, non è questo il modo di parlare. L'altro fece una risata selvaggia. E un momento dopo... Io credo che le musiche che ha composto Federico sono profondamente rappresentative di quello che è lo spirito dello spettacolo, perché hanno questo sapore dissonante, forte, amaro e anche un po' gotico, no, se vogliamo, quindi io credo che siano veramente rappresentative dello spirito dello spettacolo e di quello che loro provano in scena, perché per me è bellissimo vivere con loro questo momento in scena. Io è come se ci fossi e non ci fossi, però è bellissimo perché vivo lo spettacolo attraverso di loro, è un'emozione veramente bella, bella. 2 settimane più tardi, Harry Jekyll li invitò ad uno dei suoi eccellenti pranzi 5 o 6 vecchi amici. Utterson fece in modo di restare per ultimo, quando gli altri se ne furono andati. Sai, sono venuto per sapere delle informazioni sul conto di quel tuo testamento. Non ho mai visto nessuno più angosciato di te per quel testamento, fatta eccezione per quel pedante di legno che considera... Questa è Calandra. Calandra è una compagnia teatrale che esce un po' fuori dagli schemi. Un po' tutti i nostri spettacoli, o perlomeno la maggior parte dei nostri spettacoli, sono spettacoli particolari, originali, comunque che raccontano qualcosa di diverso. Basta pensare all'Orlando Furioso, che per carità è un classico della letteratura, ma come l'abbiamo fatto noi è un qualcosa di diverso. Il Don Chisciotte e tanti altri lavori. È lo stile Calandra.
È molto molto attuale, probabilmente è questo che ha ispirato il nostro regista, il dottor Giuseppe Miggiano, perché se ci guardiamo intorno, dalla politica a tutto il resto, molti sono dottor Jekyll e Mr. Hyde. Casa, Jekyll, si recò dal dottor Lenny, lì almeno fu ricevuto, ma entrando rimase sconvolto dal cambiamento che era venuto nel...